La Giunta regionale ha approvato nella giornata di ieri il rendiconto finanziario della Regione Abruzzo. Il bilancio, che non prevede alcun taglio ai servizi essenziali, mobilita circa 5 miliardi di euro, divisi tra diversi capitoli come sanità, istruzione, lavoro, sociale, agricoltura, sport, turismo e cultura. È comunque un bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, per cui ora inizia l'iter consiliare che dovrà dare il via libera definitivo entro la mezzanotte del 30 dicembre, ovvero il termine ultimo per evitare l'esercizio provvisorio. Nel dettaglio, il bilancio di previsione prevede una maggiorazione di oltre 17,5 milioni sulle rate annuali del piano di ammortamento di rientro del debito, portando nello specifico le quote annuali del disavanzo 2014 da 25,5 milioni a 34,2 milioni e le quote annuali del disavanzo 2015 da 4,4 milioni a 13,2 milioni di euro. Dei 5 miliardi gran parte verrà assorbito dal capitolo sanità per mettere in condizione le ASL di lavorare bene. Aziende sanitarie locali che dovranno chiudere i bilanci, ma il debito complessivo si aggira intorno ai 100 milioni anche per effetto della pandemia. Raggiungere un risultato del genere in così poco tempo non era obiettivo facile, ma ce l'abbiamo messa tutta e per questo devo ringraziare l'intera macchina amministrativa del settore, afferma l'assessore regionale Guido Liris, ricordando come sul provvedimento abbia pesantemente inciso la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l'illegittimità della decisione della regione di rientrare dal deficit finanziario in 20 anni anziché in 10. Una sentenza, continua Liris, che metterebbe in ginocchio qualsiasi regione, mentre, grazie ad un confronto serrato proprio con la Corte dei Conti, siamo riusciti a perfezionare un nuovo piano di rientro che ci consente di non lasciare debiti alle future generazioni. Proprio alla luce della sentenza, conclude l'assessore, ma anche a causa della riduzione dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato e in virtù delle ingenti spese che si sono dovute affrontare per il contenimento della pandemia, la spesa regionale iscritta nel bilancio è stata sensibilmente contratta.